Linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi in studio Alessandro Rossi, criminologo investigativo, quindi il mondo, se vogliamo, anche affascinante delle investigazioni, che è un mondo sul quale in passato è fiorita una letteratura e che sembra oggi conoscere un momento particolarmente, direi, intenso, anche dal punto di vista dell'applicazione, perché le investigazioni, lo mandiamo ad Alessandro Rossi, stanno crescendo, sì. E su vari campi, credo anche. Allora, c'è un aumento esponenziale perché in concomitanza ci sono delle problematiche che prima erano percettibili, adesso sono veramente massive. Quindi dal settore, a prescindere dal privato in se stesso, che possa avere problematiche in famiglia con figli, parenti e quanto altro, alle aziende e a studi legali. Ora, perché comprendiamo un po' tutto quello che riguarda il civile, l'aziendale, il penale, quindi indagini difensive e quant'altro. Viene accusato di un qualcosa che tu non hai commesso o sei marginalmente responsabile, hai bisogno di prendere e trovare prove che provino la tua innocenza o marginalità di quanto viene accusato. Quindi è una figura che da qualche anno viene utilizzata, la nostra, dell'investigatore, perché prima era solo un discorso di cercare di difendersi dall'accusa, anche se le prove erano aleatorie o molto leggere. E adesso noi produciamo queste prove che riusciamo a trovare nel campo e a contrastare quello che è l'accusa. Alcune volte il controllante diventa controllato lui stesso, vale a dire si innesca una sorta di effetto domino, sì, che in pratica non finisce mai. Sì. Purtroppo abbiamo vissuto dei periodi estremi in negativo e purtroppo da una ventina di anni a questa parte viene accusato di un qualcosa non vera, ti devi difendere come se fosse veramente accaduto e senza possibilità di poter replicare o chiedere, vantare un tuo diritto di essere riconosciuto, a prescindere innocente, ma anche di fare rivalsa nei confronti di chi ha tirato fuori questa menzogna e ti ha infangato anche per lungo periodo, perché i periodi purtroppo giudiziari sono lunghissimi, non per colpa dei giudici ma per colpa del sistema, del che sistema è un po' ferrugginoso, sì. Esatto. Quindi noi raccogliamo le prove e possono essere prodotte a livello legale dall'avvocato tramite un nostro elaborato, elaborato che contiene tutto quello che è necessario e utile ai fini della strategia difensiva che lui stesso, che l'avvocato stesso sta percorrendo. Quindi immagino anche che nel corso degli anni il mondo delle investigazioni sia cambiato moltissimo, cioè me lo immagino alcuni anni fa, come per esempio il marito che chiedeva la collaborazione di un investigatore per investigare sulla vita privata della moglie, perlomeno questo è stato l'aspetto che ha accompagnato anche dal punto di vista letterario, se vogliamo, per molti anni le attività investigative. Poi col passare del tempo la vostra attività è diventata sempre più, direi, difficile, più impegnativa, più raffinata, se vogliamo, per cercare di individuare comunque i responsabili o presunti tali in varie situazioni. Sì. Sofisticata, direi. Sì, prima vigeva, allora, l'investigatore è quello che scopre le corna. No, ecco, non è solo questo, questa sono è una piccola percentuale nella totalità di attività che viene svolta. Prima vigeva la regola del fai da te, uno si arrangiava, andava, acquistava materiale elettronico tipo tracciatori GPS, microfoni e quant'altro, che con effetti deleteri per se stesso, perché andava a commettere molti reati che è bene non trovarsi a poi a risponderne con giustificazioni assurde. E allora serviva una figura professionale legalmente riconosciuta, certificata e accreditata per poter fare attività, attenzione, di polizia giudiziaria, non polizia giudiziaria, ma di investigazione valida ai fini giudiziari. E quindi ecco la nostra figura, come anche la criminologia, che porta appunto ad essere autorizzati a superare quelle che sono la linea della privacy
perché anche se dobbiamo mantenere determinate caratteristiche tecniche per non oltrepassare il limite, ma entrare in un campo dove noi possiamo e quello che produciamo ha validità a livello probatorio. Ecco, se non si dà una valenza, un'impronta scientifica alla vostra attività in tutti i suoi aspetti, si rischia di rimanere a livello della chiacchiera da bar. Non ci sono alternative, credo. No. Infatti la nostra, il percorso di studi regolare è scienze dell'investigazione e sicurezza. Quindi scienze, è una scienza l'investigazione, non è un'improvvisazione. E quindi è un percorso, a prescindere di studi di preparazione, ma un percorso su strada di quello che deve essere, come deve essere, rilevato e documentato. E poi io aggiungo sempre, io a te investigatore, quando vengo da te, cosa devo chiedere? Intanto la licenza, perché la licenza ti autorizza... È una patente. È la patente che lo Stato ti ha assegnato in base a tutte le caratteristiche che hai. Poi le investigazioni penali non tutti le possono fare, devi averlo nella licenza perché è un'ulteriore aggiunta alla licenza stessa, come tante altre cose. Quindi chi sei, da dove vieni, cosa facevi e cosa fai. Perché se tu... l'appartenenza a qualsiasi ente o corpo non dà la professionalità. E quindi vediamo un attimo quello che è il tuo iter, il tuo percorso, e poi riesco a capire che sei un professionista, perché carta canta, come viene detto, e l'esperienza non si compra al supermercato. Quindi devi essere anche una persona che ha la sua esperienza. I social da questo punto di vista hanno, direi, cambiato un po' anche la situazione, perché sono comunque anche uno strumento al quale voi potete fare riferimento anche per condurre, per portare avanti una determinata indagine. Sì. Fino a qualche anno fa non c'era questo problema perché i social non esistevano, quindi vi basavate soprattutto sui sistemi tradizionali. Oggi invece è quel ruolo dei social. Allora, il ruolo dei social ha portato più problematiche anche alla società stessa, e portando a commettere altre tipologie di reati e quant'altro. Nel positivo è che creiamo noi stessi internamente alla nostra azienda software di ricerca che si mettono a scansionare tutti i social che esistono alla ricerca di determinate cose che noi diciamo che vada cercando. Quindi se c'è il giornalista Luca che è presente in un social assurdo portoricano, viene fuori, ci vuole un po' di tempo, ma viene fuori che è presente in quel social, e quindi facciamo una ricerca poi di quello che è di interesse investigativo in base a quello che ci è stato richiesto. Quindi sì, l'utilizzo del social è valido e buono fino a un certo punto, poi ovviamente deve essere corredato e supportato da un'investigazione reale, perché tanti vengono e dicono: ma io vorrei controllare il telefono perché lì c'hai WhatsApp. Sì. È illegale, è intercettazione, e quindi viene commesso un reato. Tutto è possibile, tutto, oggi come oggi è tutto possibile, ma non è producibile, e se uno va in quella direzione commette dei reati, cosa che noi non vogliamo fare. Ci sono anche alcune domande, direi, dirette, interessanti. Per esempio, ho trovato su Amazon un dispositivo, un GPS, posso installarlo nella macchina di mia moglie? A rischio e pericolo, già l'acquisto stesso del materiale, perché su Amazon, su tutte queste piattaforme che ci sono online, trovi di tutto, anche come confezionare un ordigno esplosivo. Quindi lo puoi acquistare, ma che cosa acquisti? Qualcosa che ti funziona 2 o 3 giorni in qualche modo, e quindi non ha una valenza a livello tecnico. A livello legale commetti un reato, perché tu stai interferendo nella vita privata altrui, anche se è la moglie, anche se è la persona più cara e unita, è una violazione della privacy, è un'interferenza della vita privata altrui. Quindi reati penali. Reati penali. Le prove raccolte in un'investigazione hanno valore in un procedimento giudiziario? Sì, le prove che vengono raccolte... Voi siete ascoltati.
no? Com'è? Allora, viene corredata un'informativa con tutte le prove e le documentazioni all'interno, che sono anche di facile lettura e comprensione da parte di chi, magistrato, giudice o avvocato, la consulti. E viene depositata proprio come prova a discarico o di accusa, a seconda dell'utilizzo che ne deve essere fatto. Ha questa valenza e purtroppo non è che ci mettiamo il personale, noi raccogliamo il problema che ha la persona che si presenta o l'avvocato che presenta il problema del proprio cliente e operiamo in tale direzione. Poi nessuno ce ne volga se persone che conosciamo personalmente vengono coinvolte, però abbiamo quello che è anche il segreto professionale e quindi ecco. Tanti protocolli di riservatezza che purtroppo non possiamo oltrepassare perché altrimenti andremo a commettere delle... Per esempio nel corso delle indagini anche, no? Delle indagini è capitato anche di dover investigare su persone che conoscevamo personalmente proprio e quasi a livello familiare, interiormente e umanamente dispiace, però stiamo facendo un lavoro che è inserito in un protocollo di riservatezza e licenziato dallo Stato e quindi non possiamo certamente andare a divulgare notizie così riservate. Quindi anche il vostro atteggiamento dal punto di vista formale deve comunque essere un atteggiamento consapevole ma distaccato anche. Riservatezza e distaccato, sì, sì. Purtroppo sì, purtroppo perché non siamo a giocare. Non siete a giocare, non siamo a giocare, siete a lavorare, è un incarico anche abbastanza difficile e impegnativo. Adesso spazio alla regia, ci rivediamo poi per la seconda parte di Linea Diretta con Alessandro Rossi, criminologo investigativo. Seconda parte di Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande insieme con Alessandro Rossi, criminologo investigativo. Parliamo del mondo delle investigazioni e abbiamo detto che è un mondo che è cambiato molto nel corso degli ultimi tempi e ha cresciuto anche notevolmente la propria attività, perché sono molti diversi gli ambiti che possono essere oggetto di investigazioni, non solo la sfera privata ma anche in fondo la sfera pubblica, se vogliamo. Abbiamo rivolto ad Alessandro alcune domande e poi ci siamo intrattenuti in questa conversazione perché in effetti un argomento tira l'altro e di conseguenza, essendo tutti molto interessanti, ci siamo soffermati così in questa conversazione amichevole per cercare di metterne in evidenza alcuni. Ecco, un investigatore, torniamo a una domanda se vogliamo un po' banale, però che molti credo si pongano, come fa a pedinare una persona senza che questa persona se ne accorga? Questa è una bella domanda. Non si mette un mantello tipo Sherlock Holmes? No, oppure una... e nemmeno la coperta che rende invisibili. Ecco. Quindi sì, non abbiamo questi poteri. Però c'è il sistema in tutto, nel senso se sei un professionista nella tua attività lavorativa, nella tua professione, riesci anche in base all'esperienza e agli insegnamenti che hai avuto a seguire persone anche in ambienti più assurdi, tipo spiagge di balneazione, boschi. Tipo boschi, tipo tante altre zone. Usiamo anche di supporto del materiale elettronico, quindi tracciatori GPS e quanto altro, che sono di supporto, perché in caso di un pedinamento, ammettiamo di un veicolo con la persona di interesse, e questo soggetto ha timore di essere seguito, e allora cosa fa? Arriva una rotatoria, ora siamo diventati tutti rotatorie, e la fa un paio di volte. Ora, se tu stai seguendo questa macchina, non puoi fare anche tu due volte la rotatoria, perché è palese che stai seguendo l'auto. E quindi interrompi il pedinamento e prendi una traiettoria. Essendoci sulla vettura un tracciatore GPS, riusciamo da palmare a vedere la vettura dopo le due volte che ha fatto la rotatoria, la direzione che ha preso e riprendere il nostro pedinamento. Così questa è una delle tante situazioni che riusciamo a mettere in atto con strumentazioni elettroniche. Non dico le altre perché sennò altrimenti qui si scopre tutto. No, ma è interessantissimo. Hitchcock diceva che qualsiasi scena dei suoi film, dei suoi celebri thriller gialli, poteva essere ambientata ovunque.
Rivolgo la stessa domanda anche a lei. È possibile che qualsiasi attività investigativa possa essere comunque ambientata ovunque? Sì. Cioè tu, ecco. Sì. In qualsiasi luogo, con qualsiasi clima, con qualsiasi ambiente e in qualsiasi località. Noi lavoriamo in Italia, tutta Italia, Europa e il resto del mondo. Quindi la nostra operatività è completa, quindi possiamo essere in Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Liberia, Somalia, è indifferente. Così come nel supermercato vicino, insomma, per come esempio. In Arezzo, in Corso Italia e da qualsiasi altra parte. Quindi sì, l'ambiente è ovunque, il tempo è sempre. Quindi non ci sono problematiche. Quindi in pratica è un'attività nella quale siete sempre, sempre impegnati, costantemente impegnati, perché da un singolo particolare, forse mi sembra di avere capito così, possono arrivare elementi utili, spunti utili anche per condurre un'indagine, per esempio. Bravissimo. Anche il particolare che può essere magari apparentemente secondario. Bravissimo. Infatti la nostra raccolta di informazioni e documenti, e documentata anche, porta a volte ad arrivare a determinate soluzioni che erano impensabili inizialmente o da come ci erano state prospettate. Quindi il particolare, anche il prelievo al bancomat fatto in una determinata zona o l'accostamento di altre persone ti portano a scansionare altre situazioni, perché niente è dato al caso e niente è dato per scontato. Quindi costruiamo tutto quanto dall'A alla Z e poi mettiamo tutto nero su bianco. Poniamo il caso che state conducendo una determinata indagine. Vi rendete conto magari che questa indagine vi porta su un binario morto, vale a dire senza che ci siano degli sviluppi che possono essere interessanti. Avete la possibilità comunque di tornare indietro e di prendere un'altra strada? Sì, sì. Questo, noi siamo chiari con chi ci affida il mandato di incarico, nel senso che noi ci prendiamo a carico il problema e dobbiamo trovare la soluzione. Poi, se invece di 10 giorni, 15, 20, ne mettiamo 40, 50, non è che vengono addebitati nuovamente alla persona che ci ha dato l'incarico, ma è nostra responsabilità. Quindi abbiamo magari sbagliato nel briefing investigativo, nel dare la traiettoria alla traccia e quindi colpa nostra, ripetiamo la situazione in altra direzione. Quindi sì, riprendiamo da zero tutto quanto, fino a che non abbiamo certezza del nulla di fatto o della situazione che viene cristallizzata per com'è. Quindi c'è anche questo aspetto, direi, di versatilità, d'utilità anche da parte vostra. Sì. Cioè capire quando un'indagine non può più essere portata avanti in un certo modo e orientarsi invece in maniera completamente diversa. Bravissimo, magari. Bravissimo. L'investigatore privato può essere di aiuto a un avvocato penalista? Sì, l'avvocato, gli studi legali si appoggiano, ci chiamano proprio per fare delle attività investigative, in quanto per loro stessi sono impossibilitati a farlo, perché hanno bisogno di raccolta di prove, anche dal semplice infedeltà coniugale, come anche l'assegnazione dei figli, la riduzione dell'assegno di mantenimento, il lavoro sommerso, abusi di malattie, di utilizzo di legge 104 e qualsiasi altra cosa. Quindi una volta cristallizzate le prove, l'avvocato nella sua strategia di attività legale utilizzerà i nostri elaborati in sede probatoria, anzi validi ai fini probatori in sede legale, in sede giudiziaria. Un'attività investigativa in genere quanto dura? È possibile quantificare il tempo? Allora, noi siamo un po' con i piedi di piombo sulla durata dell'attività, perché in base alla nostra esperienza anche io riesco a capire che magari in 10-15 giorni riusciamo a concludere l'investigazione. Ma poi di fatto ci possono sopravvenire dei contrattempi, come ripartire da zero sull'investigazione, e quindi diciamo che un'investigazione fatta in maniera capillare e in maniera professionale non si scende sotto i 15 giorni, 15, 20, 30, 40. Ora uno non è che dice io fa un'investigazione di 60 giorni, chissà quanto mi costa, no.
il preventivo che viene fatto e la consulenza che viene fatta all'inizio, che è a titolo gratuito, è fondamentale per dare a chi è che ti dà il mandato d'incarico un'idea di quanto verrà a costare questa investigazione, perché immaginate che c'è movimento di investigatori, mezzi e materiali, perché se voi vi vedete dietro la stessa persona in due posti diversi già è sospetta la cosa, quindi va cambiato il volto dell'investigatore, non abbiamo la faccia intercambiabile, quindi si cambia proprio e le autovetture non ci sono lo stesso. I lineamenti dilatabili, insomma, ecco. Tipo Belfago. Esatto. Ecco, i dati necessari per avviare una investigazione, quali sono? Allora, più informazioni ci vengono date e più espressi andiamo, perché noi facciamo una verifica delle informazioni che ci vengono date, perché a volte vengono date erroneamente delle situazioni, no, frequenta qui, frequenta là, e poi dopo non è vero niente. Lui pensava che fosse così, ma poi di fatto non lo è. E allora noi raccogliamo tutte le informazioni che chi ci dà mandato d'incarico ci dice, e poi dopo però facciamo le nostre verifiche e partiamo da zero, e quello lo teniamo come ipotetico valore aggiunto da riscontrare e dire sì, no, no, no. Però siamo noi che ti rifacciamo praticamente la tua vita, ricostruiamo tutto il tuo iter, abitudini, persone che frequenti e quanto altro. Un'attività investigativa quanto costa? C'è anche un aspetto economico? Sì, l'aspetto economico, diciamo che faccio una forbice così a spanne, perché la stessa investigazione comporta delle operatività completamente diverse. Quindi possiamo andare dai 2.000 euro fino a 10, 15, 10.000 20. Euro, anche di più, certo. A seconda della tipologia di investigazione, a volte uno dice, ah, ma io sono venuto, il mio amico mi ha detto di venire da voi che ha speso 3.500 euro. È vero, però i parametri erano altri, e la modalità era altro, il luogo dove operi è altro, e quindi va rimodulato un preventivo. È come se andate da un sarto, vi deve fare un vestito su misura, non vi può fare uno standard. Se comprate un chilo di zucchine, il chilo di zucchine costa tanto, sia qui che lì troverete 50 centesimi di differenza, però l'investigazione è una scienza e è una cosa ben diversa. C'è il tempo ancora per un'ultima domanda che ci è stata rivolta e quindi la formuliamo ad Alessandro Rossi. Posso registrare una conversazione? Allora, io sono qua con Luca, posso registrare la nostra conversazione perché sono fisicamente presente. Sul posto. Se io lascio il mio telefono cellulare, come ho fatto prima, poco fa, in un altro ufficio, e lo lascio in registrazione, e qui rimango solo io, e non sono presente dove è il mio telefono, io sono qua, poi vado a recuperare il telefono e vado ad ascoltare quello che è stato detto in quella stanza, è un reato penale. Io lo posso ascoltare per me, ma non lo posso divulgare, perché se lo faccio commetto un reato, perché c'è violazione della privacy, intercettazione. Quindi determinante la presenza fisica. La presenza fisica è l'elemento è questo essenziale. Se non c'è la presenza fisica è un reato penale, quindi è grave anche come situazione, non è producibile nemmeno tutto quello che viene registrato. Grazie ad Alessandro Rossi per aver condiviso con noi questo spazio di Linea Diretta, argomenti sempre molto interessanti e piacevoli e oltretutto sempre attuali. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Linea Diretta torna quindi ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.